Amici ed amiche appassionati di ciclismo, bentornati a una trasmissione odierna di Studio Toscana Sprint. Oggi parliamo di cicloamatori e non soltanto di cicloamatori, perché poi sono, vedrete, anche altri argomenti che possiamo trattare con i nostri ospiti e ve li presento subito. Oggi abbiamo con noi, Elena Guerri, che conosco ormai da diverso tempo anche perché collabora con testate giornalistiche e con quotidiani, diciamo che abbiamo in comune anche come collaborazioni, e Felice Rizzo. Sono fidanzati questi due ragazzi che sono qui con me, però hanno in comune una grande passione che è la bicicletta, Sì. vero? Cominciamo da Felice. Felice, io non ti conosco bene, però ecco, io leggo spesso che vinci, vedo che vinci le gare, sei abituato a vincere parecchio, ma poi c'è chi dice ma le vittorie dei ciclomotori conta fino a un certo punto, tu sei d'accordo? Non ti voglio sminuire però. No, contano fino a un certo punto, dipende, contano fino a quando uno, il peso che gli dà, deve essere un divertimento, poi è logico, quando uno si mette il numero poi gli Chiaro. piace primeggiare, però... Tu quant'anni è che gareggi su biciclette? Hai fatto anche le categorie minori o Io ho no? fatto soltanto dilettanti, sono partito da quella bicicletta che era ultimo anno Under 23. Con chi eri? Con Ho iniziato con la vecchia Finauto Cirac, DS Shinto. Shinto, poi in varie squadre della zona di Poggi Bonzi e poi l'ultimo anno nel 2009 ho fatto a Novantinti. Tu di dove sei tu? Lamporecchio. Lamporecchio. Io mi ricordo un Fabio Rizzo, può darsi? Sì, era Non era un... parente tuo No, no, però. portava il mio stesso cognome, porta il mio stesso cognome, ma no, Non è non siamo parente tuo. parenti. Forse lui ha vinto qualche gara importante anche da allievo. Quindi insomma, una passione nata parecchio tempo fa, poi una volta forse non hai avuto i successi che speravi da dilettante, allora sei, come dire, La arrivato passione dove potevi. Esatto, la rimane. passione è rimasta e non diminuisce però. No, no, la passione rimane, è qualcosa che uno si porta dentro, e cerca di portarla avanti, combinando tutti. Tu quante gare vinci all'anno, tanto per sapere? No, non ho mai Non fatto una fai. statistica, Però ne vinci spesso, vedo vinci in salita, può darsi. Sì, una media, Scalatore. scalatore un po' anomala dato il peso, però Corsista scalatore. sì, mi difendo, diciamo. Quindi difendi. E correte entrambi, tu e Elena, per la stessa Sì, squadra, che la Tricycle è di di Larciano. Larciano. Elena, allora vedo che anche tu finalmente diciamo, sei arrivata anche ad arrivare a una squadra dove questa persona ti segue da vicino dal punto di vista affettivo, ma immagino anche dal punto di vista atletico, perché vi allenerete insieme, immagino. Assolutamente no. Come no? Questa è una delusione, no? Qualche volta, però è difficile conciliare, diciamo, i miei orari con i suoi di Ah, ecco, lavoro, un problema di orario. quindi sì, poi soprattutto perché magari lui lavora su Fucecchio, io su Montecatini, quindi avendo tempi piuttosto Metà ristretti strada vi trovate, qualche volta. qualche volta. Senti, tu l'ho detto, scrivi per quotidiani, non facciamo il nome, però insomma, vabbè, chi ti conosce lo sa benissimo, lo so benissimo anch'io. E scrivi di ciclismo, e quindi diciamo questa passione, però tornando anche indietro, per te la passione è nata anche tu a livello agonistico, perché hai gareggiato con campionesse importanti, Rita Pucinskaite e altri, quindi anche tu hai avuto una parentesi agonistica, mi ha avuto felice prima poi di reintegrarti come cicloamatore. Sì, diciamo che da quando ho iniziato ad andare in bici, quindi dal 2000 ad oggi, non ho mai smesso, anche perché poi diciamo, è diventata una piacevole comunque sia abitudine, e quindi è vero, non si può certo paragonare una categoria come può essere quella delle juniores, dilettanti o professioniste con gli amatori, però effettivamente la passione è rimasta e quindi nel senso mi piace sempre divertirmi, andare in bici, chiaramente senza alcuna ormai velleità agonistica. Vabbè, ma È sai, di... teoricamente chi fa cicloamatore dovrebbe farlo per divertimento, insomma, poi c'è qualcuno invece che lo fa anche Teoricamente. più per altri motivi, però insomma, nel vostro caso direi per entrambi, non direi che non mi sembra perlomeno sia per questo. Senti, ma è più difficile fare scrivere di ciclismo o gareggiare su una bicicletta? Sincera, risposta sincera. Ecco, Sinceramente, gareggiare. fa più fatica sicuramente. Sì, questo senza ombra di dubbio. Però hanno forse meno responsabilità, perché a scrivere oggi sono persone anche a volte un po' permalose, si scrive, si tocca dei punti deboli, se uno a volte lo fa anche in buona fede, però insomma vedo che c'è molta suscettibilità, almeno questo ho sperimentato anch'io, ma penso anche tu l'avrai trovato. Indubbiamente, bisogna sempre cercare di essere molto attenti quando scriviamo. In particolar modo di atleti, forse quelli più importanti, in special modo, per non appunto urtare la loro suscettibilità, Chiaro. ecco.
Comunque, beh, avremmo, io penso più di te, ma anche te, avremmo una un tipologia di piccoli incidenti che abbiamo avuto durante il percorso, a volte sono succede. Piccole Felice, incomprensioni, sì. Lamporecchio è un po' la parte delle Due Rote in provincia di Pistoia. Lamporecchio spetta subito a Nibali. Tu che rapporto hai con i tifosi di Nibali e Lamporecchio? Sei fra di loro o no? Non più di tanto. Chiaramente un personaggio come Nibali non si può non tifare, specialmente per quello che ha dimostrato. Chiaramente mi ritengo uno di loro. In televisione sicuramente cerco di faccio sempre il tifo per lui, non sono mai andato a vederlo di persona Però come. immagino la festa per il Tour de France, la Giro d'Italia, Sì, c'è sì, sì, sì. stato. Grande Anche giornata perché è stato un quella. evento Sì, è talmente. stata una cosa bellissima, direi Talmente proprio. grande, non si poteva mancare, Quindi diciamo. questo dà anche spinta a chi vuole come te, come altri, visto che beh, anche per motivi di età non può più gareggiare categorie ufficiali, diciamo così, andare ciclomotori. Quindi vedo che il plotone ciclomotori, contrariamente a quello che succede per le altre categorie giovanili, non diminuisce. Ecco. Tu che impressione hai? Sì, è una cosa che ho notato anch'io, molto probabilmente perché non c'è limiti, non c'è obblighi, tra virgolette, a cui magari un ragazzo può essere assoggettato dalle squadre, perché per correre a certi livelli c'è da fare dei sacrifici, quindi non so se le generazioni, Vabbè, insomma. Poi ci sono diciamo, rischi andare sulle poi ci strade, sono rischi, i allenarsi e genitori così via. magari sono un po' restii, ma. Il movimento amatoriale però vedo ora, specialmente negli ultimi anni, che c'è, diciamo, sì, del No, ricambio. quello sono d'accordo con te. L'unico problema, secondo me, senza offendere nessuno, è un po' la sicurezza, perché io vedo gare, non ne seguo tante, però quelle che vedo a volte si rizzano i capelli per quello che non c'è come servizio di sicurezza, perché diciamo, seguire una corsa dove ci sono tanti partecipanti alle volte su strade, anche in orari un po' trafficati, perché poi gareggiate anche i giorni feriali a volte. Sì. E più che altro c'è anche più partenze perché non è una partenza sola, magari sono due partenze, il lasso di tempo della carovana si allunga e sorvegliare tutto non è semplice. Siamo arrivati a un buon livello, però c'è da fare ancora tanto, secondo me. Comunque io ho notato una cosa, negli ultimi anni sono aumentate tantissimo le donne, perché mi La linea, ricordo. tutto quanto, vabbè, si dice la linea fa Sì. bene, tutto quanto. Non Vabbè, solo la linea, però davvero tante anche ciclo amatrici, sia agonistiche che non. Cioè il ciclismo, diciamo, prima era uno sport prettamente maschile, adesso si è molto ampliato anche all'ambito femminile. Basti pensare, non so, che ci sono comunque sia sì, anche marche proprio di vestiti più attenti magari alla moda, ad essere fashion, e Sì, quindi ma non ti dico solo. perché effettivamente fa tendenza anche fare il ciclismo oggi, sia per la salute fisica che anche Sì. per la bellezza, anche perché è uno sport bellissimo se l'ho praticato anch'io, quindi non è che Certo. posso parlarne male. Però ecco, quello che dico io, cioè vabbè, tornando a Felice, sì, ci sono tanti praticanti, però c'è chi lo interpreta in modo giusto e chi non lo interpreta in modo giusto. Io penso, tu l'hai mai fatta la prata betone? Ecco. Quello che è successo l'anno scorso, se ne è parlato a lungo, poi non si è chiarito nulla. Ora questa cosa delle biciclette elettriche, diciamo questa qui, è un po' come cercare il sesso degli angeli, non si dice, si parla e poi dopo prove vere non ce ne sono. Però tutto quello che è successo lì all'arrivo, cosa. Tu cioè, Sì, ci hai fatto sinceramente un'idea, no? non ci sono, non c'ero lì all'arrivo, una edizione a cui non ho partecipato, quindi non voglio esprimere Ma voci di giudizi. gruppo, sì. Non c'è l'invidioso, voglio dire, Quello che spero io è che per la prossima edizione ci siano più controlli, sia per quanto riguarda motori, che sia no? Ma scusa, per. secondo te esistono o non esistono? Di HB Sì, secondo esistono? me Anche tu sai, anche esistano, secondo ci te. sono, Quindi ma. qualcuno che li usa c'è di Al di sicuro. là, della prata betone, che può essere tra virgolette anche un ambiente goliardico, perché è sempre una corsa amatoriale, lo si può perdonare, ma secondo il mio sentore ci sono anche nei Livelli più. professionisti. Sì, Ma sì, questo sì. se ne parla tanto, e vabbè, la famosa Basta vedere quello che è successo a immagine Esedal quando è Esedal, esatto, che insomma caduto. disse beh, come faceva girare quella ruota andando in discesa, quello non l'ha capito ancora nessuno, però insomma, Non. anche Esedal ha avuto un exploit per un anno e mezzo, poi è Sì, poi si è praticamente un po' sparito. perso, Cioè quindi effettivamente quello. sono quei misteri che forse non sono più neanche tanti misteri, che andrebbero chiariti anche per il buon nome del ciclismo, perché così si va avanti nel dubbio e c'è chi ti mette sempre le pulci all'orecchio per capire quelle che sono veramente le performance e quelle invece sono Sì, tutto, secondo sbagliate. me comunque tutto sta a instaurare un buon regime.
insieme di controlli, perché se le cose si vogliono trovare, si trovano. Mi chiedo, c'è persone capaci di fare questi controlli? Perché quel che ho letto, sentito in giro, sono molto sofisticati questi meccanismi, cioè a volte posso sfuggire ai controlli, o smonti la bicicletta lì per lì. Sì, c'è modo di rilevarlo in maniera molto, molto semplice, quindi, secondo il mio avviso. È chiaro. Tu, Elena, hai mai avuto questo sentore che ci fosse qualcosa di poco regolare in gruppo con le biciclette? Nei ciclamatori o nei professionisti? In generale. Beh, effettivamente alcune performance sembravano eccessivamente sovrumane, ecco. Questo sì, condivido il sentore che forse la tecnologia ha di gran lunga, diciamo, avanzato qualsiasi tipo di, magari, non so, di pratica allenante. Per arrivare freschi, poi qui sarebbero delle battute, se sono sentite a Quintali in giro, io ho letto anche il libro di Bufalino, quello che ha fatto, diciamo, questa ricerca, ma effettivamente può essere una realtà scomoda, ma da esplorare, perché così effettivamente sono troppi dubbi anche a livelli superiori e se ne parla, ogni tanto viene fuori, poi si creta tutto e poi ritorna fuori e così via. Altro problema che sta, come dire, non dico venendo di moda, però se ne parla parecchio, i furti delle biciclette. Sì. Questo l'avete verificato anche di persona, magari anche recentemente, però è successo anche dai professionisti, un po' a tutte le latitudini, non solamente in Italia. Quindi, cioè, si può immaginare dove vanno a finire, perché i paesi dell'est, quelli emergenti, però sicuramente io penso siano furti su commissione. Sì. Voi cosa dite? Probabile, anche perché comunque sia le bici, sappiamo tutti, le bici da corsa, magari mountain bike, delle gare eccetera, quanto possono costare, quindi sicuramente ci sono dei mercati, dei giri forse più loschi. È un dato di fatto che si sono verificati alcuni casi già a inizio stagione, io mi riferisco al panorama ciclamatoriale, cioè praticamente su tre weekend di corse, praticamente quattro gare, mountain bike e diciamo circuito di sostrada, si sono verificati furti dalle 3, 4, 5 bici scomparse, quindi si fa presto ad arrivare a decine di migliaia di euro. Dice, quanto può costare? Qui ci sono articoli, ripeto, non ci sono giornale, però dice amatori e spendaccioni per i ladri è una manna. Cioè è vero che, ora non dico tutti, però la buona parte spende forse più che i professionisti per sicuramente sì. Quanto si può dare un'ottima mountain bike a una bici a corsa altrettanto buona? Mountain bike per correre comunque sì, un buon oggetto. Tutto accessoriato, parlo. Sì, un compromesso tra peso e funzionalità buono si va intorno a 5.000. E idem per bici a corsa più o meno. Su strada anche di più. Io vedo anche a volte su riviste articoli che costano cifre a doppi zero. Poi conosco anche amici che sono ciclamatori che le cambiano spesso, non è come sì. Professionisti, quindi diciamo. È un po' come le macchine usate, non le fai scadere troppo per ripigliare un po' di soldi e poi le pigli un oggetto. Sì, c'è questa moda, c'è questo business, chiamiamolo così. Ma ecco, questo però, se poi uno, come dire, la rivende, chiaramente non potrà prendere lo stesso prezzo, però no, comunque è un buon, se la ruba è un buon bottino, penso, anche se piglia un 70%. Sicuramente sì. Quindi insomma è un'industria fiorente, abbiamo trovato un'industria che va bene in Italia, sì. Sicuramente. Sì. Questa viene del furto di biciclette. Anche perché la domanda è sempre alta. Quindi. Voi siete giovani, molto più giovani di me, io mi ricordo quando ero piccolino, vedevo c'è un film famoso, Ladri di biciclette, che a quei tempi sembrava, ma nel dopoguerra così via, si vedeva gente andare a rubare biciclette, ma proprio per portare a casa un tozzo di pane, poi le rivendeva. Ora le rubano per rivendere, probabilmente per riciclare poi tutte queste oggetti anche in altre gare, anche in altri paesi probabilmente, non solamente in Italia. Quindi ecco, diciamo, anche questo è un problema. Diciamo, se questi ciclamatori, siete bersagliati fra il doping, fra i ladri, fra i motorini dentro le biciclette, cioè, ragazzi, qui vi voglio di smettere o no? Sì, se uno si ferma a guardare, diciamo, in superficie, sì, gli viene voglia di smettere. Poi uno bisogna che si guardi, come dico sempre, allo specchio, decida per come vuol fare questo sport, allora... Ecco, io, l'Elena la conosco, ma anche tu penso che se siete fidanzati, condividerete certe idee. Certo. Tu col doping, qual è la tua posizione verso il doping? Quello che si do, perché anche lì, diciamo, ciclamatori purtroppo molte volte identificano il discorso doping. Ha torto la ragione, poi si fa tutto un mazzo e buonanotte. Allora, bisognerebbe che
ci pensasse il buon senso della persona, perché non dico neanche di instaurare i controlli per gli amatori perché sarebbero soldi buttati La via. penso. I Poi non sono, controlli esatto. doping bisognerebbe che facessero dalle categorie giovanili, da ragazzini fino ai professionisti, allora forse il ciclismo cambierebbe. Per quanto riguarda gli amatori, reputo l'ambiente come un modo per divertirsi e per prendersi anche in giro, poi c'è chi lo prende troppo sul serio No, ma e... poi ecco lì, se guardiamo, io lo paragono, il doping amatore, a quelle, cioè non solo nel ciclismo, anche per esempio nelle palestre, Sì. anche negli altri tipi di sport, perché non è più un discorso di truffare per vincere, quello è successo ad Armstrong per esempio, Certo. per vincere miliardi, qui è un discorso vincere un È prosciutto, quello che una bottiglia di quello vino, che dico cioè, sempre quindi c'è. Anche bonariamente. chi va in palestra, c'è chi vuole diventare Mister Muscolo e chi vuole, si accontenta di far bene al fisico e basta, insomma, tutto lì. Quindi è il solito discorso, sei d'accordo su Certo, questo? io lo dico sempre anche a lei, magari se non dico sia giusto, perché secondo me usare sostanze dopanti per alterare le prestazioni è No, ma questo è sbagliato. anche nella vita normale, c'è cioè Però, quello che vuole essere più lucido per un esame o altre certo, cose, insomma, però un conto è chiuso. farlo per vincere una Sanremo, magari strappo un contratto da 400-500 mila euro l'anno, allora non condannerei chi lo fa, però per vincere Sì, un prosciutto... ma poi uno ci pensa a far ridere, pensare, dice, io sono pulito e poi casomai c'è la bicicletta col motorino, quindi siamo, va bene, comunque discorsi che porterebbero troppo lontano. Elena, da ciclista per divertimento e da giornalista, com'è la situazione del ciclismo attuale? Come lo vedi? Ciclismo in generale, non cicloamatori, così. Io personalmente posso dire, ti lancio un'idea. Un grande nemico, a parte, beh, dice, parla della crisi degli sponsor, ma non è solo quella, è il traffico. Secondo me il principale nemico, soprattutto per categorie giovanili, è il traffico. Sì, concordo pienamente, anche perché le strade sono sempre meno sicure, sia per il traffico, ma anche indubbiamente per le condizioni delle strade stesse, Bravo, voragini, perfetto. buche, Tra l'altro, diventa scusa, veramente... proprio notizia di ieri, Malori ha preso con una ruota, proprio una fessura del terreno al Tour de San Luis in Argentina, è finita in terapia intensiva proprio all'ospedale a San Luis. Quindi, cioè, vedi, anche a livelli professionistici, si arriva a dire le strade, non solo in Italia, dappertutto sono diventate delle bombe a orologeria, se Sì, vogliamo. anche perché magari quando i ciclisti le percorrono a velocità che non sono propriamente 20 km all'ora, ma magari sono 40-50 km all'ora, spesso anche scansare una buca è quasi impossibile e appunto può provocare danni anche seri. Oltre al fatto che forse in Italia non c'è assolutamente la cultura del rispetto per i ciclisti, per quanto possano essere fastidiosi nel momento in cui vanno a gruppi, a 3, a 4, a 5, Ci siamo vuole tutti un po' di concordi, pazienza, ci quello è chiaro. vorrebbe un po' più di rispetto da ambedue le categorie, sia da parte dei ciclisti ma anche degli automobilisti, ecco, perché molto spesso non vengono minimamente rispettate le distanze di sicurezza e forse sarebbe più opportuno che ci si ricordasse che sopra una bici c'è una persona, cioè non un oggetto da schiacciare, Esatto, no, questo è perché... verissimo. Anche se io sento certi commenti di automobilisti, a volte, insomma, quando vedono due ciclisti di lato, insomma, dico, io quasi quasi li investo, ma cose allucinanti. No, ecco, però quello che voglio dire io, cioè, a un certo punto siamo arrivati al momento che bisogna fare anche delle scelte, perché anche le amministrazioni pubbliche e così via, cioè, si parla di ciclismo, è uno sport che ha dato tante medaglie, tanto onore anche all'Italia, quindi in generale anche come sport olimpico. Però si diceva, anche ho parlato recentemente anche con dirigenti della Federazione Ciclistica, che si dice che va sulle strade, non costa nulla alla comunità se vogliamo, però a differenza di altri sport non ha una sede dove poterlo praticare. E quindi quando poi si arriva a progettare, a realizzare piste ciclabili o ciclodromi, quello che ancora speriamo venga alla luce lì Tanto alle Lugianese. Colmate, appunto Lugianese, ecco, Sì. diventando un po'. Però diciamo poi ci sono dei problemi. E poi anche perché in Italia, purtroppo, devo dirlo, da parte delle amministrazioni pubbliche, almeno quelle che ho visto, non si ha assolutamente idea di cosa sia una pista ciclabile. No, Cioè si vede in non Danimarca, esistono. Germania, In sono Olanda, in questi chilometri, in Olanda, paesi. esatto, e lì ti puoi allenare. Qui fanno dei pezzettini su 1 chilometro, 2 chilometri, in mezzo all'erba, con dei sassi, ci può passare anche gente a piedi. Cioè, ecco, Felice, come ti sembra questa situazione? No, io condivido appieno, sicuramente in Italia come nazione, ora guardando il panorama,
più esteso della realtà comunale, bisognerebbe che si adoperasse un po' No, più che altro capissero cosa va fatto, Sì, perché a volte buttano via dei soldi per cose inutili. sicuramente capissero e s'azionassero in modo da migliorare la situazione, perché abbiamo veramente delle strade che rasentano C'è la doppia trappola, la buca e l'impraticabilità. l'automobilista, Sì, quindi. poi non sai più chi Sì, infatti, ma scansare molto ogni probabilmente tanto. gli incidenti succedono appunto quando c'è la concomitanza di tutte e due, perché un ciclista per scansare una buca magari fuori attenzione si sposta un po' sulla sinistra, passa l'automobilista e lo centra. Poi diciamo che io ho visto, cioè, ho seguito purtroppo in prima persona un incidente che ragazzi conoscevo, uno Antonio Orsani, mi ricordo, rimase, Sì. fu una tragedia enorme, ma anche altri, insomma, anche ragazzi delle categorie giovanili, Anche Pardini. Cavorzo, Marco Cavorzo, insomma, Tommaso Cavorzo, insomma, dell'Aquila Sardelli, insomma, sono tragedie veramente che poi contribuiscono a far allontanare proprio le famiglie dal ciclismo. Quindi diciamo che non è solo il danno in se stesso, voglio dire, che viene fatto. Altri sport, beh, può succedere nel calcio, quello muore in campo per un arresto cardiaco, può succedere. Fatalità, Esatto, ma magari. qui dice muore perché, cioè, te fai un deterrente verso tutte le famiglie a mandare un ragazzo o una ragazza in bicicletta sulle strade. Quindi non è solo il danno, poveraccio, che provochi a colui che muore, alla famiglia, ma anche la cattivissima pubblicità che fa questo sport. Quindi, cioè, secondo me è veramente una cosa terribile, cioè veramente corre il rischio di affossare uno sport come il ciclismo, come dici. Certo. No, un'altra cosa vorrei far notare, che forse il ciclismo è uno dei pochi sport in cui i ragazzi non pagano niente. Esatto, sì, Ad è esempio, non so, mi era vero. capitato l'altro giorno di leggere il Jesse Vianova cercava appunto degli atleti e offriva loro tutto il materiale. Io sfido chiunque altro, non so se in qualche altro sport accade lo stesso, perché No, penso nel calcio calcio, se lo pagano basket, come? quant'altro No, pagano tutto. pagano. Quindi Sì, voglio però dire. purtroppo il ciclismo, a parte il doping, vabbè, a parte Vabbè, a quello, parte ma a quello. parte quello, però c'è anche veramente il grosso problema delle strade, del traffico e così via, perché è uno sport che ha bisogno di strutture, e strutture non ci sono, e allora bisogna andare sulle strade con tutti i rischi e pericoli che ci sono al giorno d'oggi. Anche perché magari anche i ragazzini non hanno No, ancora i infatti. riflessi o comunque Anche il senso sia del il pericolo. senso del pericolo, Almeno che uno non ecco. declini su una mountain bike, lì allora. Oddio, lì potevi far male, non sei andato in altri modi, Sì, perché. però almeno Cavi lì un c'hai un po' più di cinghiale. tranquillità che la Vero. strada non ti dà. Però anche lì vedi, è tutto relativo, perché anche io ogni tanto faccio uscita a mountain bike. Però sono dei miei amici che sono andati quest'estate. Uno si è trovato un nido di vespe e l'ha inseguito in un bosco. Quindi cioè, possono essere delle controindicazioni diverse, insomma, Sì, comunque. i rischi comunque ci sono. Comunque, vabbè, a parte quello, insomma. Beh, sentite, dal punto di vista così, invece, tu hai detto, essendo Lamporecchio, vabbè, c'è Nibali, c'è Visconti, Sconti. insomma, sono tanti ciclisti gravi lì attorno, ma tu, a parte Nibali, come lo vedi il ciclismo italiano a livelli più alti, professionisti, oggi come oggi? Sinceramente, se posso dare un'opinione e vedo, io prima di guardare professionisti bisognerebbe guardare le categorie dietro, Sì, quelli che saranno vero. i futuri professionisti. E negli ultimi anni non vedo un grosso ricambio a livello Però toscano o italiano? di toscano, di campioni come un vivaio come può essere la Zalf, Sì, però la Zalf una su volta tanti. passa professionisti, poi non hanno, a volte deludono, come insomma. Sì, molto probabilmente sì, ma appunto perché forse le categorie giovanili li spremono un po' troppo questi ragazzi. Perché Nibali forse è stato uno degli ultimi che ha avuto il suo percorso, la sua crescita graduale, ora è arrivato ad Confido essere un pienamente. fuoriclasse. Quindi E insomma, qual è? abbiamo due atleti buoni, ottimi per le gare a tappe, per il resto in linea quasi nulla praticamente. Bisognerebbe ci lavorasse un po' la federazione per trovare una politica giusta Speriamo in per. Ulissi che possa tornare a certi livelli, perché per il resto, boh. Quando un italiano vince, Speriamo, vediamo, ho detto. io. Conaru e Nibali sicuramente per la gara a tappa abbiamo due primatori, poi il No, ma resto. giovani interessanti, Sì. toscani ce ne sono, Ulissi, io confido anche in Sbaraglie. Baragli, sì, esatto. Quindi, insomma, Vediamo, vediamo, speriamo ci bisognerebbe qua. regalino delle Certo, se gioie. uno ritorna con la mente una quindicina d'anni fa, quando c'era Bartoli, Cipollini, Bettini, così, c'è stato un periodo, secondo Ci me, siamo stati troppo irripetibile, viziati, irripetibile. diciamo. Elena, invece tu parliamo di ciclismo femminile, ciclismo femminile, mamma mia, è un po', purtroppo non. Ora, qualche gara in più mi dicevano a livello giovanile è stata fatta quest'anno, però a livelli massimi
si discuteva già altre volte che chiamarle professionisti. Non sono professionisti, esatto. Sono elite. Esatto. Anche perché per il ciclismo, come per altri sport, non è prevista la categoria professionistica. Sì, vabbè, cioè, so, tutta la so, disquisizione. D'accordo, cioè, teoricamente. D'accordo. Cioè, elite senza contratto, elite con contratto e così via. Insomma. Però sì. Vabbè. Comunque, diciamo, se il ciclismo italiano sta male a livello professionistico, elevato in qualche individualità, quello femminile non sta sicuramente meglio. Come nuove leve? Vabbè, c'è la Valentina Scandolara. Sì, Valentina si è dovuta emigrare però. È dovuta emigrare. In Italia, diciamo, da un punto di vista di team professionistici, adesso vabbè, c'è l'Impa Bianchi Giusfredi, c'è il Vaiano, alcune in Toscana c'è la Michela Fanini, ne abbiamo tre di squadre professionistiche. Il problema è che quanto a budget c'è un profondo divario, nel senso che abbiamo squadre professionistiche magari come l'Orica in Australia oppure in Olanda, la Rabobank, che hanno dei budget. Forse quest'anno è stato un po' al di sotto. Sottosono, forse. Forse è stanca, non può vincere sempre. No. Forse per fortuna per le altre. No, però quanto a budget, no? Nel senso, ci sono delle squadre di donne che effettivamente hanno un budget paragonabile a quello maschile. Ma anche perché ed altre che... paesi diversi, chiaramente. Sì, certo, c'è un'altra attenzione. L'Olanda è lo sport nazionale. Ecco, voglio dire questo. Voglio dire, dopo, diciamo, l'Italia, lo sport... è felice, è maschilista, diciamoci la verità, è abbastanza maschilista, almeno secondo me. Tu non sei d'accordo? Che lui sia maschilista? Lo sport è maschilista, lo sport è... Sì, cioè, certo, verso lo sport. Anche se effettivamente comunque negli ultimi anni forse le donne hanno portato più medaglie degli uomini. Io non discuto, no, ma io non discuto, per me è ingiusto che sia maschilista l'atteggiamento verso lo sport femminile, però è così purtroppo. Sì, di solito spesso purtroppo vengono considerate di serie B, effettivamente. Sì. Cioè, come ad esempio, riferiamoci a una campionessa come Dita Pociska, che ha vinto sicuramente anche più di Nibali. Sì. Cioè, non c'è paragone a livello di immagine, di cose. Sì, sì, sì. Purtroppo è così. Ti dico un nome e un cognome che tu conosci bene, che però non voglio dire che ha deluso, però ci sono delle situazioni. Ecco, che è considerata una grossa speranza. Non lo so, lei sicuramente era una grande speranza del ciclismo femminile giovane. Italiano, è giovane, forse anche lei è stata troppo sfruttata nelle categorie giovanili, domanda, non lo so. Poi sai, le donne però sono strane. Ciclamatore. No, poi le donne sono strane, sono molto incostanti, c'è da dire che tranne rari casi ce ne sono molte che magari sono più incostanti effettivamente, no? Come però dato io forse ho capito da quello che tu conosci benissimo, anche dirigente della sua squadra, ex squadra ormai, che forse è un po' troppo individualista nella squadra, vuole che si lavori per lei, può darsi questo qui o no? Non mi permetto di parlarti, no. Vabbè, bene. No. Vabbè, comunque, vabbè. Comunque sono tutte cose, sono misteri. La stimo comunque come atleta perché ha raggiunto comunque dei risultati, ed avere sempre anche i riflettori comunque puntati non è comunque facile da gestire come situazione, ecco. No, infatti quello è chiaro, anche perché ripeto, c'erano tante speranze su di lei che poi, chi lo sa, detto come mai non si sono ancora avverate, però vediamo. Abbiamo Nellisa Longoborghini. Sì, ecco, bravo, dimenticavo che insomma questa ha vinto gare in linea come il Giro delle Fiandre, insomma, quindi è un personaggio veramente importante. Poi vabbè, Giorgia Bronzini, Giorgia Bronzini, Tatiana Guderzo, perfetto. Voglio dire... No, effettivamente no, il ciclismo femminile... Sta tornando la Bassanelli. Sì. No, ma il ciclismo femminile ultimamente ha portato molte più medaglie del ciclismo maschile. Però ti dico, giustamente, le riflessioni sono che non è evidenziato altrettanto bene che quello femminile, che quello maschile. Cioè, perché aver vinto negli ultimi, praticamente dal 2006, quattro mondiali praticamente... Sì. Insomma, vuol dire che la nazionale azzurra c'è, esatto, nel caso non ha più fatto il ciclismo maschile, quindi insomma, diciamo che ecco, andrebbero veramente forse maggiormente valorizzate, esatto. Però secondo me adesso il ciclismo femminile è stato rivalutato e rivalorizzato. Da chi? Dai media? No. Dai media un pochino più di attenzione mi sembra che ci sia comunque. Sì, forse. C'è anche un panorama magari più vasto. Sì, quello sì. Ci sono... Non è da sottovalutare. Ci sono sponsor che si sono avvicinati maggiormente comunque. Ci sono tante ragazze che comunque corrono in modo professionale che
sperano che quella sia la loro carriera, quindi io non lo distruggerei. No, così. Ma non va distrutto, ma infatti non è che facciamo questi discorsi per distruggere il ciclismo femminile, più che altro per capire cosa può servire per aumentare ancora quella che può essere la propria popolarità. Quello sicuramente è una cosa che non dipende solo dalla bravura degli atleti, ma dipende da un modo di pensare da parte di chi propone gli eventi sia a livello giornalistico che a livello mediatico, insomma in generale. E lì forse non è facile cambiare queste mentalità in certi giornali, in certe televisioni, perché insomma io sono d'accordo con te che non seguire tante anche le gare femminili, che non ha nulla che invidiare molte gare al ciclismo maschile. Tu cosa ne pensi del ciclismo femminile, Felice? Ora, non dire... No, lo seguo. Comunque, quando vedo alla televisione le gare, vedo atlete come le Voss o come è stata la Pucci-Skite, è tanto di cappello, perché comunque hanno raggiunto dei risultati che nelle loro proporzioni sono, come si dice, enormi. Mm-hmm. È uno sport come quegli altri per me, chiaramente una donna non può raggiungere prestazioni che raggiunge un uomo, però se una donna si confronta con un'altra donna, secondo me viene anche chi lo guarda. Ecco, quindi... ti può dare emozione, ti può stimolare, può piacere. Forse è bello anche, come succede per il tennis, a volte per la leggera, certo. Anche se non c'è, fare il raffronto fra le performance, i tempi degli uomini e delle donne, perché lì si capisce forse... Sì, specialmente nel tennis. ma non per mettere, diciamo, in competizione, perché chiaramente il discorso genetico è tutto diverso. Tutto diverso, ovviamente. Però, diciamo, per vedere anche chi fa i maggiori miglioramenti, sì, rispetto, sì, all'uomo, i limiti, se la donna va oltre i suoi limiti, più facilmente l'uomo raggiunge dei risultati, capito? Questo secondo me... No, io sinceramente ho seguito il giro donne, le sintesi, le guardavo con passione, mi interessava... Ma io ricordo sempre a Luperini, insomma, per cui dire, vabbè, che sotto un aspetto forse sono anche meno, permettetemi il termine, costruite degli uomini, sì, sembrano, sì, un po' più naturali, vero, quindi verissimo. Vedi più sofferenza anche sulle facce, ti diverte di più, a volte ti diverte di più. Perché abbiamo visto certe cose negli ultimi tempi nel ciclismo maschile che... Sì, effettivamente, sì. Un po' di beneficio del dubbio viene da porsi. Tu, a parte Nibali, hai avuto un idolo, cioè un idolo anche nel ciclismo, anche del passato, qualcuno che... Sicuramente ho due idoli che sono diversi fra di loro, uno è... Il signore qui di dietro, il signor Marco Fantani, che condivido anch'io questo, sicuramente. E uno è lo svizzero Fabian Cancellara, che per me è un grande discorso. Grande professionista, sì. Però anche lui è sospettato di questa moto, ma anche lì... Ma io, come dico sempre, per me lui il motore ce l'ha nelle gambe. Esatto, penso anch'io. Tu, Elena, lo so, perché insomma tu, al di là, cioè chiaramente tu non è... Tuttora fai ciclamatore, quindi la ciclamatrice si dice, no? Ce l'hai girata adesso. Girata, vabbè. Però hai avuto un esempio, sicuramente, si può dire. Edita da tutti i punti di vista. Edita Pucci-Skite. Siamo amiche. Domanda retorica. Sì, quindi, vabbè. Siamo amiche, ci conosciamo, ma è una campionessa, cioè non solo nello sport, ma anche nella vita, quindi. Yeah. Cioè non sono parole costruite così. No, lo so, così, ma lo so benissimo. Per essere appunto una campionessa come è stata, è una persona disponibile, umile, sempre attenta anche alla solidarietà, e sappiamo tutti, insomma, il suo impegno anche con l'Avis, quindi... Penso condivido, conosco anche io tanti anni, è una bravissima persona, lei e anche suo marito. Siamo quasi in chiusura, volevo fare una domanda, così. Allora, sempre sul ciclismo amatoriale, chiamiamolo così. Io, vabbè, ho seguito poche gare, però c'è una gara che seguo tantissimo, tu lo sai, l'Eroica, tutti gli anni vado là a Gaiole in Chianti, c'è chi mi dice, ma quello non è ciclismo. Io dico questo, allora, si può concepire il ciclismo amatoriale come lo concepisci tu e tu, o anche come... Non metto in contrapposizione, come è concepito da questi dell'eroica, delle strade polverose e così via. Secondo voi può essere in contrapposizione, oppure dice no, quello che ama quello non potrà mai amare quell'altro tipo di ciclismo amatoriale? Tu cosa ne dici? Io ho avuto la fortuna di correre l'eroica da dilettante, ovvero con dotate di mezzi moderni, sì, sul percorso, o meno sul 70% del percorso che fanno i professionisti. E penso sia stata una delle esperienze più belle che ho avuto nella mia carriera. Ma quelli che vedi ora vestiti come 100 anni fa, l'eroica, hanno un significato? Sì, per me sì. Senza gareggiare. E tu cosa dici?
Sì, comunque è un altro modo di interpretare il ciclismo, quindi ben venga, no? Cioè, ecco, vale un È po' però. bella come manifestazione, ho avuto anche Lo so. l'opportunità di esserci, no? Però E sono due cose quindi troppo differenti, diciamo, forse. sono molto differenti, però alla fine sono due modi di, ecco, poter assaggiare appieno il ciclismo. Io però devo Comunque, dire. da una parte più sì, cicloturistico, più anche storico, più come, tra virgolette, revival, no? Non Potremmo competitivo, dire non dicono. competitivo, anche perché poi comunque nel competitivo c'è anche troppa esasperazione alla Esatto. fine, Però, talvolta, non stranamente, sempre. se dovessi fare una statistica brutta, negativa, ci sono stati più morti all'eroica che non nelle gare amatoriali. Ma perché lì vedo a volte vanno C'è persone. un'improvvisazione, Esatto, vanno forse. persone molto sovrappeso, che tu hai visto il percorso, insomma, non ci, anche se uno lo fa non competitivo, però ci sono delle, così dire, pettate Poi sullo proprio. sterrato, Quindi, quindi. esatto, Vada, quindi sì, se uno. I latini dicevano "gnoscite ipsum", no? Se non ti conosci da solo, sì. vai incontro a dei grossi problemi. Quindi a volte, questo per dire, e questo vedo a volte viene affrontato, ripeto, sono amico dei organizzatori eroica e tutto, però a volte viene affrontato con troppa faciloneria, anche se si fa dice l'eroica, non è competitivo. Ragazzi, ci sono salite, cioè bisogna essere comunque preparati, non Allenati. si può andare lì alla cieca perché poi ci si può rimettere gravemente anche dal punto di vista della salute. Comunque no, è uno sforzo e comunque l'idoneità sportiva dovrebbe essere prima di tutto attestata. Infatti, quelli sono Anche se è d'accordo. cicloturistica, comunque appunto le condizioni di salute dovrebbero essere certe. Poi è chiaro che se si pretende di fare l'eroica mangiando a tutti i ristori e bevendo anche tanto vino, Chiaro, chiaro. poi E si poi rotola ripartire, no, all'arrivo, vabbè, chiaro. cioè puoi solo rotolare. Vabbè, io nulla, volevo solamente ringraziarvi per essere venuti qui oggi, poi vabbè, non mi avete voluto dire il numero delle vittorie che avete totalizzato, questo dimostra che non le contate, lo fate per passione, perché se no se uno dice a Cuneo ci ho vinto 50 gare, dice, allora, segno che ci tiene, e questo invece dovrebbe essere il vero spirito degli amatori, cioè di dire io mi diverto finché mi diverto, se arrivo primo bene, se arrivo quinto pazienza, le moto non ce l'ho praticamente sotto al sellino, Non ecco di dire. sono ipocrita, ognuno fa i sacrifici perché vuole arrivare a un risultato, tanto lei lo sa, lei che cucina, quindi anche col mangiare uno si fa tutti i sacrifici ponderati a quello che deve essere l'attività materiale, poi quello che viene viene, se non viene si mette un punto, come Dio sempre. Chiaramente, bene, io ringrazio Elena Guerra, ringrazio Felice Rizzo, non vi dico vi auguro tante vittorie perché no, sennò poi sembrerei colui che vuol darvi un, come dire, un aspetto di combattività, insomma, di agonismo che non ci deve essere nei ciclamatori. Comunque, diciamo, sono due persone, ritengo, da quello che conosco, veramente che secondo me fanno anche una buona pubblicità al ciclismo amatoriale. Quindi continuare così, e non contare le vittorie, contare invece quelle che sono più le situazioni e individuare anche i problemi, perché è anche giusto, come mi ha fatto oggi, mettere un pochino alla berlina questi problemi che fanno male non solo agli amatori, ma a tutto il ciclismo, come le strade, la sicurezza a volte che non è quella adeguata e anche purtroppo questo mostro che è diventato il traffico. Quindi vi ringraziamo e appuntamento alla prossima settimana ancora con una trasmissione di Studio Toscana Sprint. When everybody's staring by dawn of a new day, dawn of a new day.